puoi orientare questa caratteristica di dominio del gioco. Se vuoi giocare bene non c'è problema, metto tutti i terzini che fanno le ali, centrocampisti di tutti di qualità, poi però dopo alla fine non se la ce l'arrivo. Come sei arrivato? Secondo, terzo, quarto, quello è un problema. Sai beh, ma sai benissimo, ora non spiego perché io non sono in grado di spiegare, però sento voi che spiegate, allora io parlo. Va bene, fa l'allenatore, non è mettere a tavolino e fare gli schemi tattici. Infatti c'è un problema in Italia, che stanno diventando tutti teorici, e questo è un problema. Io l'ho detto, Massimiliano, ho sollevato il teorico, problema. Massimiliano, io sono un teorico, no, sì, io sono Massimiliano, un pratico, i tuoi giocatori sono pratici. Tu sei un teorico, Max. Io sono un pratico. Cosa c'entra mettere le ali, vincere? Tu lo sai benissimo che adesso rivendichi uno spazio, ma non dici cose serie, sensate, pensate. Io dico serie e pensate. Siete voi che siete teorici, perché anche te sei il primo che leggi libri e di calcio non sei. Ma leggi libri? Perché non hai mai fatto l'allenatore. Ma che leggi libri? Ma cosa hai provato? Ma sei lì dietro e non sai niente, perché fa l'allenatore, un altro discorso. Massimiliano, te lo dico io, ascolta, ora parlo io e stai zitto. E no, ascolta, aspetta un attimo, perché no, parli con un allenatore che ha vinto sei scudetti. Ma stai zitto, lo dice tuo fratello. Ora parlo io. Stavate esprimendo la grande senza che sia una cosa. Allora ripartiamo con le teorie del basket. Se vuoi ripartiamo con le teorie del basket. Facciamo un passo indietro. Torniamo con le teorie del basket. Come mai LeBron James non è andato in playoff? Ora parlo, visto che grandi giocatori vincono le partite. Cosa fai? Dai, come l'anno scorso. Lele. Scusami. E tanto finisce così, esattamente come uno lo fa. Era Juventus.